Se lei è in grado di rispettare le regole basilari di un confronto civile, posso rispondere. No, Elena, posso rispondere. Raga, ma quasi, Elena. Ciao ragazzi. Ciao, come meraviglia. È andato benissimo, guarda. Allora, martedì alle 20.45 in live su Twitch, che quindi è successo probabilmente ieri, se siete guardando questo video quando è uscito, abbiamo raccontato com'è andata, quindi andate a vedere il video. Ciao. Tutti gli imprevisti, ciao. Come sempre, abbiamo un sentimento che è una malattia, ci stiamo facendo male. Ma lui è il fratello di Miore. C'è lui, l'altro rocchettaro, con tre fratelli. La famiglia. Forse non lo possiamo accettare mai, ma ci dobbiamo provare. Ragazzi, io non capisco. Ci dobbiamo provare. Mi ricorda, sì, mi ricorda Blanco. Attento, attento, mamma. Sembra Tim nelle nei case. Ah, no, quel pezzo ridevano, eh. Quello mi fa malissimo. Sì, io ti vedo perché che perché più ridono, più ridono, più devo continuare e più voi aspettate andare avanti. Io sono di tipo, no, raga, vi prego. Noi stiamo fermi, perché continuano a ridere. Mi viola in faccia. Allora, lui ha fatto i casting. Ma dai. Lui è entrato così. L'ha specificato, l'ha specificato. Perché, ah, in pratica ha detto, questo non è figlio di, ma ha fatto i casting. Basta un altro sì. Ok. Celentano. A me è piaciuto questo ragazzo, sì. Ma perché ballerini non li vediamo mai così tatuati? Perché nel mondo della perché danza... Perché non possiamo, perché non ti danno il lavoro. C'è Polunin. Ma devi coprirsene tutti. Se li copre. Si è tatuato Putin sul petto. Il genio. Il genio. No. Ma viene dato da Emanuello. Ciao Nicolas, fino ad ora sono stato a guardare le tue esibizioni. Ah, iniziamo con Nicolas così. Compito. Ti vedo impegnarti con scarsi risultati e con un movimento troppo debole. Per alcuni insegnanti conoscono le lettere e poi si vergognano un po', no? Mentre Maria lo legge, loro sono tipo... Ah, ma cavolo, ho scritto questo? A parte... Meno l'impatto, no? Che c'ha la lettera. A parte la Celentano. Lei è sì. E aggiungerei anche. Io scusa, ho una richiesta da fare, Sema. Mi sta tenendo la chiave, se mi cade. L'esibizione insieme con la professionista, così si capisce bene. Oh, fanno il duetto. Io devo guardare, io telespettatrice che guardo, tutte e due. Chi è quella ragazza? Chi è? Tutte e due, sì sì. Ok. È proprio quello il bello. Ma cosa fa? Non so. Ma raga, ma questa che è una del pubblico. Hanno chiamato, vai, vieni, vieni, vieni. Ma venite anche voi, bambini. Non ho capito. Ok, ricordati la posizione, Nicolas. È importante che arrivasse una a dirgli che doveva mettersi... Dietro di Giulia. Dietro di Giulia. No, raga, qua c'è una grande differenza. Eh beh, sì. Sto guardando solo Giulia. Io guardo in mezzo. No, la cosa è che loro vanno insieme, però sì, la qualità del movimento è totalmente diversa. Secondo me il fatto di ballare con Giulia in realtà lo aiuta. Perché da solo, cioè se togli Giulia si nota molto di più. Col fatto che ce l'hai vanno insieme e quindi vai. Comunque come coreo mi piace. Mi piace quando si fermano, fanno solo così. Sembra tutto molto evidente, sono molto curiosa di sapere il voto di Emanuele. Sì, sono d'accordo. Al di là di quello che dice la maestra, io credo che tu possa diventare un ballerino. Ok. Ma non ti bastano 6-8 mesi. Esatto, esatto. Beh, normale. Cioè, questo ma ci mancherebbe. Magari bastassero 6-8 mesi. Magari. Se no, avrebbe iniziato. Iniziavo l'anno scorso. Ti conta prima la vita. Ti godi a posto. Però a 25-27 anni mi facevo non niente. Avresti sacrificato niente. No, ma è che ti godi la vita. Sì. E poi c'è adesso. Baby. Divento ballerino professionista in 6 mesi. Ma stai tanto... Intanto questi compiti ti mettono un genio. Raga, tutti insieme non si capisce nulla. Questo non è variato. Certo. Perché non lo metti in sfida? Questo è interessante. Perché no? Io non lo, l'ho già detto, non lo metto in sfida perché la questione non è contro il ragazzo che si impegna tantissimo, va tutto bene. È la prima il cosa problema, che ho detto. Il problema è Raimondo. Perché è un personaggio e funziona con... No. E fa fare tante cose. No. Esatto. Hai coro che mettono in copertina. Che continua a illudere, cioè c'è una situazione dove non è possibile che un ragazzo che non ha studiato come lui possa arrivare... Questo gesto non l'ho mai fatto, cioè insieme che li attacchi. Il doppio. Questo è il doppio italiano. Io sono, a volte faccio un po' così, però... A volte fai motivazione, volte. Dai, ma non è vero. Cosa Maria, però se noi facciamo 6 classifiche, solo alla prima gara lui arriva ultimo. Comunque, sì, non possono fare la sfida e buttarlo fuori subito, sennò poi dopo... Chi è che mi passa a lui? Con chi litigano, con chi fanno queste scenate all'inizio della puntata. Però è vero, non dovrebbe essere il primo che esce, perché comunque nelle classifiche non è mai arrivato sempre ultimo. Cioè, Elia mi sa che rischia di più. Oh raga, senza autotune. Sì, questa è la sua voce.
Ma non è perché lo usa, cioè non è male. È bello. Il pezzo, io preferisco. Il pezzo alto secondo me è meglio del pezzo iniziale, sì. Non mi ha convinto tanto. Ci sono comunque effetti, non autotune, ma ci sono effetti sulla voce, come usano la maggior parte dei cantanti pop. Sì. Girati e ringraziami. Brava, Betty. Sento una voce senza autotune, tra l'altro. Magari è stata una mossa strategica, no? Sì, che sì. Dici no, 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 quindi tutti pensano, come quando dici non sa cantare, esatto. E poi boom, boom. E sa anche suonare il piano. Vero. Beta, sì, ma però già è la terza puntata di Phil. No, io voglio Little Phil, raga. Little Phil, sì. Ma non va tanto. Ma è assurdo, ma non hanno altri. Gli altri saranno in tournée, saranno via, stanno ballando, lavorando. Capito, però. Come se ci fossero quattro ballerini in Italia. Okay. So. E noi non siamo. No, noi siamo quei quattro. Ciao, ma tu stai bene? Sei bellissima. Forse Maria non sapeva che il nostro spettacolo era martedì, non giovedì quando registrano, quindi noi potevamo andare. Eh beh, sì, effettivamente. Ciao ragazzi, buongiorno. Buongiorno professore. Cosa ne pensi di questo ragazzo? Sei stato bravo. Ma poi sapete cosa vuol dire blu, no? Hai bevuto tanto. Sì, esatto. Sì. E da buti da budai. È quello che succede dopo, tizio. E come parlo dopo. Blu, da buti da budai. Come cammini, no? Musica. Ma cos'è, raga? Oh, lui c'ha la canotta in blu. Raga, vediamo se... Ma veramente belli? Ma non ci credo. Wow! Ma che è Yuri Keiki? Ah, ok. Ancora. Ma... Dai, ti ho rubato il pezzo dello spettacolo. Ok, Giannelli non ha fatto niente di difficile per adesso. Questo già non era facile. E quella salita così? Ma male. Le sbarre. Fa male, eh? Ma fa anche la trave. Madonna. Maglietta, classico. Chiara, si è... Bello il passaggio sotto, no? Dai! Ma questo è step up! Sono quante cose da fare? Ma lui è Ten Chaitan, come si chiama? Ten Chaitan, non so mai pronunciarlo. È difficile. Io sono quello di step up. Ah, bravo. Però, dai, una cosa nuova, carino. Tra l'altro, non ho mai visto fare salti mortali prima. Ha fatto un salto mortale dalla trave, cioè, senza neanche mancare. Ma quello in pochi sono capaci. Tutti. Ciao, Miu, dici cosa canti, per favore? Canto Gravity. Ah, blu, ti apri la prima! Ancora lì, mi pensa solo a quello. Gravity. Grande mia sorella. Mado. Che brava. Posso dire che quest'anno abbiamo delle brave cantanti. Ciao. Complimenti, c'è molta intensità e molta sensualità nel tuo modo di cantare. Da blu, da blu. Lui ha solo due voti. Uno è Anglu e l'altro è da Budi e da Budai. Da Budai non è tanto. Sì, Anglu, da Budi e da Budai. Ehi, ehi, ehi. Petit. Raga, sui tacchi, eh? Oh, yes. Ma vai, sono sui tacchi. Ecco dove sono spariti. Watch me. Oh my god. Hai visto che ti è dopo? Guarda con chi sto. Ha l'etichetta di fuori. Lei quanti anni ha? 18, 17? 17, ragazzi. Ha un movimento stramaturo per quell'età. Incredibile, sta ragazza sa fare tutto. Lei è pronta, raga. Vieni a ballare il mio video musicale. Quanti ne hai già? 5. Non si sforza a ballare, gli viene naturale, è nata per... Sì, vero. Sembrava tutto così, una camminata. È naturale, però io vado un po' controcorrente e oggi avrei voluto una coreografia un po' più complicata, perché so che può farla benissimo. Dici cosa canti? Canto per Elisa. Per Elisa? Lei non canta. Esatto, non canta, fa solo... Bah.
Banda. Lui è già felice. Perché fa boh, che sembrava un po' double D. No. Per lei ti metti in coda per le spese. Il guaio è che non... Lui collega tutto al suo testo. Sì, sì, deve dire, è diventato più alto. Lui come flirta. Deve dire, ehi, per la pupa. I'm blue. Devo dire. Guardi le vetrine, non ti stanchi. Vuoi venire a fare un po' di... No, raga, c'ho fame. Un po' di dabbi. Devo fare un po' di... Senza di lei ti manca l'aria. Brava. Noi ci distraiamo facendo. Bravissima, bravissima. A parte il dabuti dabuti, è bravissima. Brava. Grazie. Brava. Grazie. Wow. Mi ha ricordato Bonnie Tyler, sai chi è? Certo. Mamma mia. E tra l'altro questo non è un pezzo facile, richiede una vocalità molto aggressiva e molto grinta. Tu ce l'hai messe tutte e due. Ma cioè lui non vuole dirlo. No, però non riesce a controllare, capito? The Ring. Ah, adesso fa la coreografia con i capelli sciolti, raga. Capelli sciolti, perché non è... Ah, però è contemporaneo. Sì. E di solito ce li ha legati, contemporaneo. La mente si illude e cambia. Ma infatti è tutta capelli, sta coreo adesso. Sì, però comunque se li è laccati alla gamba davanti, sì. No? Gli ha legato quelli davanti. Sì. Settembre, e sono le onde, la luce riflessa. Ha trovato una soluzione. E poi tutta la coreo così. Sì. Di forza, raga. Amore, e sento ancora... Bam. Brava sta ragazza. Poi è piccolina ma fa tutto grandissimo. Sì. Cioè riesce a riempire lo spazio. Nonostante la stiamo anche guardando dal video, che ovviamente limita questa cosa. Era tutto in quei pochi istanti. Però quest'anno, come dicevi anche l'altra volta, la camera sta più vicina. Vedi i capelli sandali. La tua mente criptica, la mia gamba dondola, la mia gamba dondola. Brava. Fa bene le transizioni, cioè non è tutto sempre molto legato. Bella dinamica. Ogni tanto va con la schiena in questa coreografia ben tre volte, quasi che si spezza. Cercherei, visto che era tre volte nella coreografia, di diversificarlo le tre volte. Ma quello adesso è un problema. Coreografo? Infatti. Non è colpa sua. Lo fai vedere una volta, ma poi non diventa più interessante come movimento, di cercare altro. Sì, ma ammetta, non la fai la coreografia, ma poverina, cioè, il passo è quello, io cosa faccio? Se lo cambio poi mi fanno un culo, cioè, devo fare un cambrè, ma non devo farlo come gli altri, esatto. Quindi uno lo faccio così, uno lo faccio esatto. Lento, uno lo faccio così, sì, no, no. Cioè, come devo fare? Invece che dietro lo fa avanti. Cioè, ammetta, dai, lo sai che la coreografia non la fa lei. Però comunque è vero che il cambrè, basta. Sì, ma sì, la raga, l'abbiamo visto talmente tante volte su Giulia. Cioè, è iniziato con Giulia, ah, Giulia non è mai più è andato lì. Sì. È rimasto lì. Ha introdotto questo movimento che... Take a breath. Non è partita bene. Ma hanno tutti difficoltà sempre con l'attacco. L'attacco è la cosa più difficile. C'è proprio quella faccia sì. Da te. Quella faccia di una persona che pensa. Che ti guarda un po' di lato per dire. Dai. Male oggi Stella. Così? Mi sembra che non succeda niente, che ti perdi nei tuoi pensieri mentre canta, mentre dovresti essere coinvolto da un racconto che ti strappa le viscere. Quello un po' oggi sì. Questo sì, oggi l'abbiamo visto. L'altra volta quando è piaciuta invece nella gara di espressività, quel pezzo ha spaccato. Là. Infatti sono d'accordo con Tizio, che all'inizio magari non è partita bene, però poi comunque mi è piaciuta. Non è che... Una struttura molto particolare, molto R&B, cioè la strofa su note molto basse e poi senza un bridge passa subito al ritornello. E in questa seconda parte secondo me tu sei stata molto brava. Oh, ma vedi che ne capiamo, ragazzi. Vedi. Guarda come fiera. Comunque mi piacciono i giudizi di Gabri Ponte, posso dire. È tecnico, certo. Che dà giudizi interessanti. Sì, non dà commenti così da Musica. Ah,
tanto il suo bacino scappa. Chi? Quello di Doc? È inaspettatamente, no? Fa un passo poi... Meno male che quest'anno perché zoomano posso lì, ballare insieme. Keep me safe. Perché sennò io un altro anno di no, pezzi di latino sì. Soli non perché ce così più. Ha senso il latino. Sì, vero. Certo. Quanto vi piace Poi certo esiste anche quello singolo. Esiste, però sinceramente io penso che le danze latinoamericane siano nate per fare queste poi cose. Poi in generale tutti i pezzi ballati sono sempre più forti in due che da solo. Perché se tu adesso lo togli lei, lui era solo in ginocchio a fare quel video. Tocca reggere tutta la sensualità, la bellezza e la bravura di Francesca. Adesso questo poi man mano che si va avanti lavorerai con lei di modo che non sparisci. Sì. È difficile. Però ragazzi, il passo 2 è giusto che... Solitamente si guarda. Si fa il passo 2 in questi casi qua. Però non mi è dispiaciuto lui. È stata una scelta fatta di proposito perché tutto quello che fa Francesca è riuscito a farlo perché gliel'ha fatto fare lui. Volendolo mettere più in mostra avremmo fatto un altro tipo di lavoro, ecco. Quindi io capisco quello che dice Ambeta, però io vedo la parte positiva perché è quello che volevamo fare. Sì, no, ci sta. Perché... Se tu noti l'uomo vuol dire che non hai fatto un buon lavoro, sta dicendo. Perché tu sei lì per fare... Sì, in questo passo 2 il focus era lei e lui l'ha portata bene, l'ha esatto. Fatto fare tutte le invece che esagerare tutto troppo che dici no, cioè, sì, vuole, sembra che vuole sembra proprio una battaglia sì, vuole stare sì, che vuole essere attenzione. Esatto. Uno nei due sono come scalini che portano nell'Olimpo in un mantello di nuvole bianche. Vai Rama. E era un po', secondo me, la questione era un po' come un passo 2 di classico. Un passo 2 di classico l'uomo, obiettivamente, sta lì dietro, fa le certo. Prese, fa i giri, li porta la mano. Però non è che si noti, cioè, il focus è lei. Ci sentiamo da soli, percepisco sangue freddo nelle mie vene. Sì, lui non mi arriva mai. All'inizio c'è una bella voce. Una delle prime canzoni che ha fatto con il programma mi è arrivato molto. Sai cosa? Io c'ho in testa Aaron dall'anno scorso. Aaron smaccava, e lui dovrebbe avere un po' quella ma voce. Ma anche quello sguardo che aveva, quella movenza lì. Poi ti ricordi che scarpe c'aveva Aaron? Cioè, è il mantello. È il mantello. È la manica. Mio, sei diventata rossa. È sempre con lui. Ma diventi rossa così? Sì, sì. Ma davvero? Sì, sono molto innamorata di me. Anch'io sono innamorato di me. Senza fare da buti da buttare. Che ne sai? La sua reazione è stata un po' forzata, no? Perché io sono innamorata di lui. Lui. Anch'io. Per renderlo efficace, secondo me dovresti cercare di dare più sfumature alla voce nelle varie parti, però mi sei piaciuto. Non ho sentito un c***o di quello che ha detto Gabri Ponte. Neanche io. Ma avrà detto da Bunito. Poi hanno messo il pesce, ragazzi. Troppo visibile. Sì, dovevano scegliere un colore più simile. Sì, lo fanno sempre. Scurissimo, dico. Mi sembra che ti è pisciata. Sì, esatto. Ovviamente via la maglietta e le ragazzine in fiamme. Però lui comunque me lo vedo ballare nei concerti. Sì. No, la presenza c'è, cioè, movimenti anche grandi, ma anche cioè, espressività non piccoli, sì, è dentro il pezzo fluido. I get those goosebumps every time, yeah, when you're not around. Bravo. Cosa dite voi? A me non... È la coreo. Genere, è la coreo, varia poco, ci sono poche, sai, cambi di livello, eccetera. È forse sceso una volta o due per terra. Il movimento, e mi piace come stai basso, nonostante la tua altezza. Mi sa che ha fatto un pezzo di tappi. Ho visto qualcosa su TikTok. La vediamo domani. Ci tenevo al brano, mi dispiace averlo fatto male, e mi sono messo a nudo cantandolo, e poi quello che... E lui rideva così! Anche noi stiamo ridendo. Non mi sembra di averti distrutta, ti ho... Tutte le puntate la distrugge. Sì. Anche perché, raga, lì, cioè, non è che sono al buio i giudici di vedi poco. C'hanno i riflettori! I fari sparati in faccia. Tu dimmi quando... Dimmi quando... Il tuo naso verso un giorno disperato. Stavo pensando a Marisol. Chi vuole un figlio o no? Ma un figlio? Ma un figlio. Marisol è un po' presto, cioè, già sta piangendo. No, non dai tempo. Almeno maggiorenne. Ma lui quanti anni ha? 18. 46. Comunque un genio. O in quella fase di della genialaggine. Ah, giusto, come Sandro. Per nascere un sorriso. Ma sul suo nome. Ed io se... Ho visto il Davide. Mancava il Davudai. Tu dimmi quando. Quanto riusciamo ad andare avanti? Io sono curioso. No, raga, tutta la puntata sarà così, me lo sai. Per il Davudai. Stai piangendo. Mi ricordo a me da bambino, quindi... Pensato alla nonna? Sì. Ah, non ha pensato a Marisol. Invece ha pensato alla nonna. A parte bello. Se Marisol è sua nonna.
Se Marisol è sua nonna, lui ha fatto come Michael Jackson. Dai, via! Hai i pantaloni. Mi sta piacendo. Comunque secondo me è sempre sue le cose, eh? Sì, fa passi strani, eh? Cioè, si vede che c'è una ricerca personale. No, comunque non sono tutte sue, eh? No, non tutte, però. Però si vede. Vedo sempre lui, non lo so come. Sì. Ok, all'inizio mi stava piacendo, poi si è un po' addormentata. Sì. La situazione. C'è il pesce, però l'hanno fatto meglio sto pesce. Sì. Secondo me... Io sempre a guardare il pesce. Però raga, un po' abbandonato il suo stile, quello un po' drammatico, sì, un po' più cupo. Secondo me si è fatto... Ha visto che non è arrivato tanto. Ha detto fatemi fare qualcosa di più televisivo. E infatti l'altra volta ho fatto Bruno Mars, adesso questo. Sì. Peccato. Quando hai fatto la tua coreografia, ecco, lì eri veramente te stesso, eri e si leggeva qualcosa. Poi per il resto mi sembra tutta una... un dover fare per forza l'allegro. Cioè... Quindi questa esatto. Non è la sua? Io sono un po' d'accordo con la cena. Sì. Non ti trovo credibile. Per niente d'accordo. Secondo me hai la facoltà di metterti addosso coreografia e renderle personali, e questo è un dono. Ah, quindi non era sua, ma la era comunque personale, e questo è interessante. Quello che stavamo dicendo noi, che ogni volta sembra una sua coreografia, ma magari non è una sua coreografia. Che assurda, come cosa. Buongiorno. Canti? Canto. Con l'aggiunta alle mie barre in italiano e in spagnolo. I'm blue, stabilizzo, guys. Soy blue, poverina, però che piano. Amore, non possono farla uscire un attimo. E così amore, dove sei? No, raga, non mi sta... No. Ma cosa vuoi tu? Questa è una canzone, secondo me, che non si può toccare. Boh, che non si può toccare non sono d'accordo. Perché hanno fatto canzoni di qualsiasi tipo. Da Michael Bosè, che tu per me non hai reso. Poi se tu parli della diaspora venezuelana, me lo dici prima, magari. Un nuovo regolamento del programma. No. Il cantante scende, spiega ad Anna Pettinelli. No. Sì, infatti, sta cosa sì, che è assurdo. Deve spiegare la prima cosa. Io faccio un po' la voce fuori dal coro. Io penso che non bisogna essere troppo integralistico. La musica è fatta per essere reinterpretata. A me funzionava molto bene come l'hai cantata e... Bravo, soprattutto Capri Ponte reinterpreta tutto perché fa il DJ, remixa i pezzi. Bella sta cosa. Molto carina. Salvo la clip e lo facciamo come challenge chorus. Io su Shinai. Sì. Perché i professionisti hanno sempre i capelli bagnati? Lei sempre. Oh! Boh, vabbè, io queste cose sono per l'applauso. Bello. Bello. L'ha lanciata bene, eh? Sì. Come me. Esatto. Carino questo passaggio. In questi passi due lui rende, perché sì. Lei è pazzesca e lui monta. Tanta forza. Monta carichi. C'è anche da dire, comunque lui entra abbastanza nel pezzo. Sì. Qua bravo, gioco no, ma lui sull'espressività non mi è mai dispiaciuto, eh. Sì, sì. Secondo me questi sono, questo è il suo genere. Grazie, Leo. Secondo me, l'applauso della secondo me scrive ho limonato. Non ho capito che cosa dovremmo dedurre da questa coreografia, se non che è predisposto e fa le prese. Esatto. Molte mani giunte, molti abbracci, molti baci e... Sono d'accordo. Ciò non toglie che un ballerino è bravo in passo a due e comunque è un pregio non che vale sei. Quanto gli altri pregi. No, ma sai quanto vale quanto un collo del piede no. O una pirouette, cioè è una roba di danza che va studiata, che va bisogna saperla fare, perché abbiamo visto ballerini, fior di ballerini ad amici bravissimi tecnicamente eccetera, ma che in passo a due no, assolutamente non sarebbero stati in grado di fare questa roba qua. Quindi, poi nel mondo del lavoro cercano spesso ballerini che sappiano certo. Fare bene il passo a due, esatto. Quindi è importante. Esatto. Lui tranquillamente può trovare lavoro. Assolutamente. Sì. Easy. Poi sono d'accordo che mancasse il ballato suo. Una fluidità, sembra che ballano insieme da 20 anni. Vabbè, adesso. Vabbè, da dire che sembra che ballano insieme da 20 anni, quello che hanno fatto per un professionista... Non è difficile, si può fare tranquillamente con un po' di studio. Poi ripeto, con Elena è facile ballare perché è una già lei si tiene ballerina. Da sola. Si tiene da sola, si lascia trasportare quando deve lasciarsi andare, si tiene quando si deve tenere, è piccola e leggera. Pazzesco. Vuole entrare Elena? Ha studiato, è bravo a fare le pre. Ma... Elena finisce critiche, lo sai. Ma è entrata Elena? Non è conforme alla realtà quello che sta dicendo. Ah no? No. È il fuego! Guarda Elena, no. Sai cosa ti dico? L'esperienza dell'avvocato. Le delle cose perse l'hai dimostrato perché io non... Ai. Perché tu asserisci
capisci delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Però vedi. Se lei è in grado di rispettare le regole basilari di un confronto civile, posso rispondere. No, Elena. Raga, ma quasi bene. È arrabbiatissima, Elena. No, innesca la tecnica trattore che passa sopra gli altri per non farli parlare, non è giusto. Sì, questo è verissimo. Ti ho già detto quello che penso. Ma lei ha detto che ha visto. Lei ha detto che. Ma stai zitta un attimo, Cele. Sì, non ce la fa, non ce la fa. Dei passaggi, mi dispiace perché lei ha un atteggiamento. Non sto capendo niente, cioè voglio ascoltare Elena, ma non riesco. Se ti senti ferita perché il passo 2 l'hai creato tu, mi dispiace moltissimo, Alessandra, ma io dico quello che penso. Alessandra, cara Elena, cos'è questa cosa, raga? Intanto ferita. Puoi anche rimanere. Io non mi sento non siamo... ferita. Questa cosa che siete sulla scrivania a me sì, non piace. No. Poteva stare là tranquilla. Sì. Sei tu che non ti puoi permettere di dire a me che non è la realtà. Mi sorprendo. Comunque, Elena. Non ce la fa, ma non la fa parlare. Non voglio fare queste cose, sinceramente. Buttatela un attimo. Non vorrei citare. Guarda, io non vorrei essere obbligata a No, raga, non ce la fa. Passato. Però io ero anche l'avvocato. Ragazzi, alzate i piedi. Ho detto due parole senza che le parasse sopra. Io sono stata anche l'avvocato delle cose perse di Serena Carella, Alessandro Cavallo, che è primo ballerino. Guarda, Alessandro Cavallo. Perché non tiri fuori anche Rosa e tante altre? Bravo, Nicolas. Sì, fa. No. Sì, Rosa. Sì, bisogna fare un discorso ampio. Secondo me, questo intervento di Elena non aveva senso. No. Non aveva senso, perché non è il suo ruolo fare gli interventi e difendere un alunno. Ci sono 3 giudici di danza, dovrebbero bastare. Secondo me, né la posizione della Celentano né la posizione di Elena erano vere al 100%. Una diceva, ah no, c'è tantissimo di altro, e l'altra diceva, non c'è niente. Nessuna delle due è vera, cioè la verità sta in mezzo. Sì, è proprio l'approccio sbagliato. Sì, ma il fatto che non puoi neanche fare un discorso da persona a persona, dire la tua opinione di sopra, mi sembra una cosa, cioè, esagerata. Ma poi se io fossi lì Maria direi veramente zitta un attimo, parla. Maria gli piace, Maria gli no, piace. Ci sta il fuego ogni tanto, però se poi da fuori non si capisce niente, non serve niente, potevano anche tagliare quella parte, io non ho capito una parola di quello che hanno detto. Lui deve lavorare tanto, perché ovviamente quando poi, anche nell'altro passa due, hanno professioniste vicino, cioè ti devi mettere nella stessa altezza, quindi tu lavora sodo. Brava, a me è stata diplomatica, ha detto le cose come andavano dette. E oggi mi sta piacendo lei, forse sì, dei bei commenti. Bravo Holden, grande. Ragazzi, Holden ce lo siamo persi, stavamo discutendo su... su cose più importanti. No, siamo tornati alla Barbie sexy. Bello questo. Però sì, lei fa sempre il compitino, no? Fatto, passo passo. Sì. Sempre qua che gattona sexy. Sì. E comunque non mi arriva forte. La vedo sempre un pochino trattenuta sui movimenti. Eri a tuo agio? Sì. Ah, vedi anche lei. Eri a tuo agio. Che mi hai dato l'idea che avevi il vestito addosso di un'altra persona. Ecco. È vero, è vero. Che hai forzato un po' per essere più sensuale o... Sì, esatto. Mi sta piacendo un beta oggi. Sì. Ed è quello che vediamo noi, quindi quando uno la pensa come me mi piace. Ma dai! Ma non ti piace discutere? Che ti parla qualcuno sopra? Può parlare sopra? E mi innervosisce tantissimo. Tu lo fai sempre. Non so che state aspettando mia. Era troppo palese. Automaticamente sono stato zitto. Brava lei. Boh, sta canzone. No, ma questa canzone non va bene per lei. No. Cioè, più che altro sembra che la faccia bene, ma a me non piace sta canzone. L'hai visto White Chicks? Sì. C'è il tiri 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 tiri. Del tipo la macchina. Che musica ascolti questa? Ma anche io. Ho voluto aspettare la fine a votare perché E che cavolo ti dico? Entra 5. Questa è la prova. Io non ci credo. È la prova che i giudici votano prima. Ha detto proprio una double die, Sì, una double die. E quindi secondo me questo dovresti cercare di trasmetterlo anche proprio emotivamente. Quindi non è arrivata emotivamente parlando. No. Ci sta anche per noi. Voto ai piedi. Lì metti il voto e il voto, Forse si è fatto male. Si è fatto male, dice? Non so, è andato male, poi. Quando ti urlavo e tu non lo capivi. Questo ginocchio non si sta. Lo vedo perso, ma che non riesce a controllare il corpo. Magari sta pensando al dolore che. Sì, può essere. Oggi tutti ballano in jeans. La giornata di botta delle ginocchia. Con le spalle così, ma tre. Lui mi era piaciuto quando ha fatto la sua coreografia. Sì. Quando ci sono degli elementi di danza classica che si studiano anche nella danza moderna, come un jeté, va fatto come va fatto.
Bravo, sì, veramente, giusto. Ma lui si è presentato come ballerino di Modern. Sì. Sì, e poi soprattutto mi piace il suo stile, di dare i commenti, che non c'ha bisogno di mettere le mani avanti. Di però dire, bravo, no, sì, bravo, però bravo. Però mi sei piaciuto. Cioè, sei lì, dice la tua critica in maniera sensata, costruttiva, sì, con i toni giusti, e i termini giusti, e basta. If I could, then I Beh, tutti molto entusiasti, devo dire. La sua amore della vita. Che poverino, non la guarda neanche. No, no, non la caga proprio. Sì, sì, anche l'amo, sì, sì. Non pensavo che il mio fosse così tanto romanticona. Vero, cioè, mi sembra una, sai, fredda. Solo perché è bionda? No. Solo perché hai tatuaggi. No, ti sembra una un po'... Ma volevo dire... Solo perché è tedesca? No, perché... Basta, non so più come uscire. Non ho voglia di essere spiacevole, però oggi è stata una tragedia. Madonna, addirittura. Non voglio essere spiacevole, è stata una tragedia. Esagerato. Non voglio offendere, ma mi hai fatto sboccare. Cioè, non voglio offenderti, ma devo andare in bagno perché ho un attacco di diarrea potente. Come dicevi già una volta, no? Che dici senza offesa e poi dice quella più brutta. No, ma senza offesa, sei un cesso, però senza offesa. Quel banco, io l'ho sempre detto, è a rischio per tutti. Quel banco è sempre in un continuo divenire. Per... Dai, basta, basta. Vabbè, l'ha cantata male, non ci è piaciuto, andiamo avanti. Prossima settimana vediamo cosa farà. Questo pezzo non mi ha convinto al 100%. Ok. Bravo, che bello, uno che dice che non gli è piaciuto. Musica. Oh, vabbè, così me lo dici. Ah, deve farlo Gaia. Bello questo passaggio. È incredibile, guarda il cambio di dinamica, la velocità, la precisione. Questo lo deve fare Gaia, che sui scatti saccava, vediamo. Sì, vero, lei è pazzesca. Però sì, ha le gambe, non ha le gambe alte. Non ha quelle gambe lì. E quindi si vedrà subito la differenza. Ma qua, raga, cioè, qua non sta facendo niente. Non sta facendo niente, ma... È pazzesca! Non fa niente, ma tu sei così. No. Bravo. Cioè, noi abbiamo fatto l'applauso e non aveva neanche iniziato. Era lì sbagliata. Wow! Appena entrato ho votato. Vai, Gaia. Ok. Vabbè, dai, precisa. Oh, guarda che piedazzo che c'ha. Ma no, ma che colazzo c'ha, raga? Che c'ha? Non me ne ero mai accorto. Questo è un po' trattenuto. Sollevarsi un po' di più. Sollevare un po' di più il bacino. Ovviamente gli le manca quel magnetismo di Isobel, però precisissimo. Però è precisa, pulita, giusta anche espressivamente parlando. I cambi di dinamica li fa. Questo l'ha fatto teso. Sì. Ah, vabbè. Dai. Oh, yeah. Quello era un OIE con un po' di effetti sopra. Sì. Anche qua la gestione dei capelli, Isobel, nonostante gli vadano sempre in giro, non finisce mai una situazione troppo The Ring. Alex! Poi però capisco che io sono così e che forse proprio questo è rendermi unica. Viva la pace, l'amor! Cioè, secondo me si scriveva da Budi da Budai. Queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni. Guarda le persone che la guardano, tipo... Beh, è bello che lei non si vergogna. Sì. Questi buchi nei pensieri, si fa finta di niente. Però è brava, a livello... Perché c'è il plexiglass? Raga, perché c'è il plexiglass? È il suo cubo. She just wants to be beautiful, she go. Ah, bello, ok, quello che prova dentro. Cioè, ha finto fino ad ora. I know that she knows no limits, she could light this shining deeper than the eyes can find. Bello! Mi è arrivato il brivido, eh? Molto buona questa improvvisazione qua. Improvvisato? Sì! Oddio! Non ho capito niente! Che forte. Ah no, mi sa che era una coreografia. La mia storia e la mia coreografia c'è scritto. Sì. Allora, c'era scritto grande così. Raga, prima di giudicare, prima che rompermi le palle. Non capisci niente. Di solito fanno un'improvvisazione. Quando c'è lei che legge, è niente, questa la ascoltiamo, eh. Questa l'hai detto io, quindi la seconda parte. Prende tutto. Sì, ma... Oh no, non si era attaccato bene lo scotch. Perché ho da... No, sono blu comunque. Da Budi da Budai.
Bravo, fatto il giro flex, meglio. No, ma poi col pantalone largo così non si vede che non stende le ginocchia, non si vede che non stende i piedi, perfetto. E se sono stato? Forse sono separati, non mamma so. Ma Timba. Timba. Solo per salvarmi. Bello, ha fatto un salto super sospeso. Ma lui il salto ce l'ha? Sì, ha una potenza. Ma se... Ma sai che c'è retta che si è fatto i balli? Madò. Fosse con me. Lei sta piangendo per il suo pezzo o per lui? Non mi sta dispiacendo. Ma vero? Sì. Secondo me sta, essendo la sua coreografia, è riuscito. Oh, intanto mi è piaciuto l'utilizzo degli oggetti, che di solito ci sono le foto trash che non sopporto. Sì, si parla qua di era un po' blu, qui c'era blu, quindi andava bene. Mi è piaciuto, lui ha usato bene le sue capacità e potenzialità. Il vestito era giusto, non si è tolto la maglia, che ha fatto dirsi la maglia, cioè. È un'altra cosa. Un po' strano, quindi carino, televisivo, giusto, comunicativo. Sì, non mi è dispiaciuto, però. Ricordi mille giri sulle giostre, su di te. Comunque grandi che sanno coreografare. Sì. L'ultimo soffio di fiato sarà la voce ad essere. Ricordiamo che essere ballerini e essere coreografi sono due mestieri diversi. Non è detto che uno sappia fare. L'unica cosa più viva di me, voglio che viva cent'anni da me. Mi sta arrivando un po' meno. Sì. Sta facendo tante cose difficili. Troppe, troppe. Sai, salti, giri, sì, acrobazie. Mi sembra un... Però la storia veramente arriva meno. E ti dico che mi va. Questa no. È bella. Ti ricordi le notti? Anche lei dovrebbe tagliare le etichette. Sì, l'etichetta disturba. A livello coreografico la sua è quella che mi piace di meno. Mm. Perché era più sequenze, faccio i passi difficili, bravissima nel farli. Meno mi fermo, faccio un po' di blu e faccio un'altra sequenza, capito? Non era legata. Quella più figa secondo me è stata Sofia. Mia Sofia, ragazzi, una coreografia bella fatta da bene. Non mi è arrivato molto il messaggio. Nel senso non ho... esatto, non è arrivato bene il messaggio. Sofia prima, poi Nicolas, poi lei. Ho letto bene il messaggio, soprattutto nella prima parte, un po' meno nella seconda. Sono d'accordo anche con questo giudizio su Nicolas. Bravo, la pensi come noi. Sì. Bravo che la pensi come noi. Grande. Bravo, chi sì. Non la pensa come noi? Male. Male. Fuori! Ti penso di dare la borsa di studio a Sofia. Quindi vince Sofia. Ma cos'è che vinceva? Un taputì da buttare. È andato via. Ma noi continuiamo la sua legacy. Ah, ma lui non ha fatto l'esibizione perché non ha la maglia, perché è in sfida. Com'è? Ezio? È vero, Ezio, raga. L'ha buttato fuori in settimana, ma cosa sappiamo, in sordina proprio. Iniziamo quindi dall'inediti. Scopare! Sono gli amici più stretti. Oh, c'era mancato! Foto delle tette. Tette. Ma io volevo scopare. Fidatevi che questo qua verrà cantato un botto dai ragazzi. Ovvio. Ho messo la mano. Cosa dice Lina? Ma infatti sto cercando di capire. No, io ho capito che ha messo la mano. Però poi non ha fatto gol o qualcosa. Cazzi, mai vorrei levarti quella felpa da. Come canzone, scopa è più forte. Sì. Bella, bro. Oh. Etero. Mi sono fatto male la spalla. Vince a mani basse e Oli Francisco, perché il tuo pezzo si stampa in testa, è immediato, è efficace. Vinto. Ma perché già mi immaginavo mia mamma che tornava a casa e mi diceva è con la scuola ed amici. Maria, ma io volevo scopappa. Perché si spoglia? Me lo dici così? You had a temper like my jealous. Molto tecnico. Qui gli piedi. Belle linee. Buona tecnica, ma qui non è. Lei sulla faccia drammatica è molto brava. Sì. È proprio sua. Che salto però. Usa sì, bene, lei è molto classica. Sì, è molto classica. È un fisico pazzesco. Sì. Usa bene lo spazio anche. Questo pezzo sarà più difficile per Sofì. Sui giri. Lì ci stava un doppio, eh. Vabbè, magari la coreo è semplificata per Sofì. Vabbè, se lo sai fare, spartelo, dai. Azza! Bello! Sì. Questo è difficile. Ricordate lei sta facendo le calze. Anche con i calzini è difficile. Bravo. Però non scivolava tanto. Non so se ha delle sotto. Questo è difficile. È difficilissimo, raga, questo. Sì. Sì. Comunque è il pezzo dove mi è piaciuto di più questa. Sì, lei la professionista. Sarà molto brava. Comunque Dita dice fortunatamente hai dei bei piedi. E apparentemente belle linee. Sì, ha dei bei piedi. Ha un bel fisico. Sì. Non mi sembra. Ballare senza copertura è il miglior modo per me. Che gambe che c'ha. Questa è la prima volta che la vediamo con tecnica classica pura. Ma no, guarda che gamba! Mamma mia, che gamba, collazzo. Che piede! Ma porca miseria!
No, però bello il giro. Si vede che comunque ha studiato classico. Sì, 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 ha studiato. Sì, bello questo. Se no, no, queste cose non le fa. No, no, assolutamente. Un pochino il ginocchio dietro, sì. Poteva stenderlo, un pochino di più. Le braccia, solo le braccia nella preparazione. Qua questi quello. Giri più o meno. Però comunque, raga. No, sì. Infatti, io me l'aspettavo che avesse la precisione ragazzi. Un po'. Tanta versatilità questa ragazza. Ah, sì. Ogni tanto un pochino anche lì. Brava, con le spalle sale un po'. Ah, è difficile questo. Ma questo... Brava, dai, non male. Dai. Anche io, raga, lei sa fare hip hop da Dio, contemporaneo, modern contaminato da Dio, eppure un pezzo neoclassico. Hai bisogno di lavorare molto questo tipo di coreografia? Sì, anche sì. Secondo me. Perché allora ti rinforzi e hai tutte le qualità. Esatto. Deve essere veramente una scheggia. Sì, vero. Lei ha veramente una versatilità. Ma Sofia e Marisol sono... Pazzesco. Vorrei vedere Marisol. Ogni tanto le commenti a quest'anno a livello di danza. Beh. Ma ragazzi, ma Marisol e Sofia sono veramente mostruose. Sono giovanissime. Sanno fare la qualunque. Ti trovo molto studiata, molto calcolata. A me questo personalmente non piace. Forse hai detto le cose sul viso che carica troppo, come diciamo sempre noi. Però ci stiamo lavorando su quello, anche perché guarda, meglio la parte espressiva, meglio troppo che poca. Ah, vedi, è quello che diciamo noi. Ah, la Cilentano siamo dei geni noi. No, infatti. Io devo dire che sulla parte espressiva secondo me sta migliorando. Sì. Perché è andata un po' a togliere. Però come dice Manuel, è meglio avere troppo, perché togliere è più facile che bravo. Aggiungere. Stella. Gaia. Stella. 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 Sofia. Stella. E tutti che votano Stella. È lei che non vuole che a pezzi, poverina. Allora, cantiamo Venere, giusto? Giusto. Non mi sembra nel mood. No, infatti io non so se... Per esibirsi. Mi sembra facile a dirsi. Vorrei stringerti forte. Amore, ma raga. Perché si è messa a piangere, poi no. Lei è una pignola e quindi quando lo stato emotivo non è perfetto, si sentiva male. Cantare con il magone non è facile. Ma infatti, raga. Infatti, cantare con il magone è un casino. Perché col magone non riesce a parlare. A dirsi, vorrei stringerti forte. Nello stesso punto si è fermato. Sì, perché sì. Deve spingere. Siccome... No, raga. Ora, siediti serena e tranquilla. Sono nel bagno. No, no, vai fuori, lasciala andare fuori. Sì, può andare. Togli il microfono. Comunque Maria doveva farla smettere prima. Sì. E i suoi compagni sono stati deficienti. Sì, dei sì. Deficienti. No, cioè, l'avete vista che era in quello stato emotivo e l'avete votata. Chi ah, che carini. Meglio, che carini. Hanno avuto l'opportunità. Meglio era pezzi dall'inizio della puntata. Sta piangendo da un'ora, voglio dire. Ma porca miseria. Ma questo ti fa capire l'empatia di quel branco di cioè, che non sanno neanche girarsi e chiedere come stai? Te la senti? Canzone difficile da cantare a squarciagola senza dare l'impressione di strillare. Fallo con Amblu. Il tubo! I'm waiting in the dark. Cioè, I'm waiting in the dark. Sto aspettando al buio, quindi immagino una persona che è venuto buio. Sai quando i cattivi entrano in casa di film e nell'armadio nascosti o dentro l'armadio che devono ucciderti, sono lì da ore al buio immobili. Brava, grazie. Wow. Buona estensione, è salita senza strillare. Brava. Wow. È magica, molto brava. Magica. È bravgica, capito? Tragica. È brava e magica. Bravgica. A me devo dire che emoziona sempre molto quando... Lui non diventa rosso come lei. Non è così innamorato, secondo me. O forse rosso. Fa difficoltà. Magari anche lui è un po' tedesco. Ma ho capito cosa intendi per energia, Anna, scusami. Scioltezza, cioè... scusami, va bene scioltezza. Meglio. Scioltezza. Scioltezza e energia sono due cose che non c'entrano niente l'una con l'altra. Volevo dell'energia. Cosa intendi con energia? Scioltezza. Ti volevo proprio tragico. Cosa intendi con tragico? Allegria. È finita questa puntata. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Mettate like. Like, commento. Perché finisco sempre i video così? Fate subscribe. Subscribe, like. Da punire a putate. Da punire a putate. Sei arrivato fino a qua. Ciao.